Buongiorno, ben trovati, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli di oggi. Ieri l'annuncio del presidente Schifani, Fontanarossa torna pienamente operativo con l'apertura del Terminal A, ma a 3 settimane dall'incendio in realtà continuano ad essere dirottati negli altri scali siciliani molti voli in arrivo a Catania. Intanto ieri sera è scoppiato un vasto incendio in un'azienda edile vicino allo scalo Etneo che ha fatto temere anche i passeggeri. Il fumo è arrivato fino a Fontanarossa. Costa caro andare in vacanza, raddoppiati i prezzi di hotel, lettini e ombrelloni. Molte famiglie siciliane rinunciano alle ferie. Dopo 8 anni è riaperta la galleria Letoianni sulla Messina-Catania, ma il traffico è consentito solo su una corsia. A Palermo ancora allarme dopo l'incendio a Bellolampo. In alcune zone della città la diossina nell'aria è di 35 volte superiore ai valori consentiti. Tornano a scontrarsi i clan mafiosi a Catania, un debito non saldato all'origine della sparatoria di qualche giorno fa, feriti per errore 2 passanti. Calcio, Grella è sicuro, prenderemo un attaccante di valore. Il dirigente del Catania spiega anche la posizione del club su stadio e centro sportivo. Il Palermo vince in amichevole e pensa alla Coppa Italia. Vince la partita amichevole anche il Catania 7-0 contro i dilettanti degli Mister Bianco. Trovati. In apertura l'aggiornamento sulla situazione all'aeroporto di Catania, perché ieri l'ENAC ha riconsegnato il Terminal A, anche se solo per la gestione dei voli in arrivo. Ma la piena funzionalità di cui tanto si parla per questa mattina sembra ancora una chimera. Sono decine, infatti, i voli in arrivo ancora dirottati o addirittura cancellati. Intanto ieri un vastissimo incendio scoppiato in un'azienda edile vicino allo scalo di Fontanarossa ha mandato in allarme anche i passeggeri. Sentiamo tutti i dettagli da Tonino De Mana. Alle 17 di ieri il via libera dell'ENAC, alle 22 l'apertura del Terminal A, ma solo per gli arrivi, per le partenze, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Annunciata la piena operatività dell'aeroporto di Catania, in realtà la situazione non sembra discostarsi molto dagli altri giorni infernali vissuti a partire dal 16 luglio, quando l'incendio, le cui origini sono ancora da accertare, ha mandato in tilt lo scalo Etneo, il traffico aereo di mezza Sicilia e Calabria e il sistema nervoso di migliaia di passeggeri. Quella che vedete la schermata arrivi di oggi, domenica 6 agosto, riportata nel sito dell'aeroporto di Catania, dove balzano agli occhi una serie di ritardi e cancellazioni, con il volo Ryanair delle 7.30 addirittura, proveniente da Venezia, dirottato a Trapani. Un altro incubo per i passeggeri che dovranno sobbarcarsi almeno 4 ore di pullman prima di arrivare a destinazione e quindi a Catania. Naturalmente si tratta di riorganizzare voli, visto che il via libera è stato dato ieri pomeriggio. L'ordinanza dell'ENAC, dopo verifiche, analisi e con le opportune prescrizioni, ha dichiarato il governatore Renato Schifani, permette allo scalo di tornare immediatamente alle condizioni di normalità. Si tratta di un risultato raggiunto grazie alla solidarietà istituzionale e allo spirito di collaborazione dimostrati da tutti gli enti coinvolti, prosegue il governatore siciliano, che hanno accolto il nostro appello per arrivare rapidamente ad una soluzione. Nessun comunicato ufficiale da parte di SAC, la società che gestisce lo scalo Etneo, ma solo un post sulla pagina Facebook. La notizia della riapertura del Terminal A, giunta ieri pomeriggio, era stata accolta con sollievo dai passeggeri e da quanti operano nello scalo catanese, ma subito dopo un altro incendio, questa volta all'esterno di Fontanarossa, aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. A bruciare l'azienda edile National Fund sulla stradale Cardinale di Catania, non distante dall'aeroporto. Al lavoro 3 squadre dei vigili del fuoco con diverse autobotti a supporto. Le fiamme hanno colpito il materiale esterno al capannone della ditta che, grazie all'intervento dei pompieri, non è stato coinvolto dal fuoco. La presenza di sostanze plastiche ha fortemente alimentato un'imponente colonna di fumo visibile da tutta la città. Caro vacanze, costi raddoppiati per viaggi, alloggi, lettini e ombrelloni. I vacanzieri siciliani si limitano o addirittura rinunciano alle ferie. Nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero eppure è arrivato il maltempo. Sentiamo Davide Sardo. Quanto l'è costata questa vacanza? Il doppio di l'anno scorso, devo dire. Una cifra non le saprei dire, però è tutto il doppio.
Traffico da bollino nero sia oggi che domani su strade e autostrade. Meta preferita è ovviamente il mare, nonostante il mese di agosto faccia segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini. Quest'anno i servizi risentono anche del balzo dell'inflazione, con aumento dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza, a partire dal viaggio. Dobbiamo fare molta attenzione sia sul budget, per quanto riguarda, chiaramente bisogna, per far rientrare tutto nel budget previsto, ci si limita sicuramente nelle spese. Dovevo partire io, solo che mi sono andato a informare per un viaggio che lo scorso anno a Formentera mi costava circa 1.500 euro, mi hanno chiesto quasi 2.900 euro per due persone, cioè proprio ti dicono di rimanere a casa. Lei parte per le vacanze? No. E sinceramente no, piacciono le vacanze autunnali verso ottobre-novembre. E causa maltempo sono stati annullati gli spettacoli delle fine settimana al Teatro Segesta. Il caldo però sta per tornare, soprattutto in Sicilia. Da martedì tornerà l'alta pressione africana con temperature oltre i 30 gradi. Alle Toiani è riaperto il tratto dell'autostrada chiuso da 8 anni per una frana. Fino al 10 settembre però sarà percorribile solo su una corsia. Sentiamo Francesco Triolo. È stato riaperto questo pomeriggio intorno alle 18 il tratto dell'autostrada Messina-Catania interessato alla frana all'altezza di Le Toiani. Dopo 8 anni dal crollo e 3 anni e mezzo da quando sono cominciati i lavori, i mezzi sono tornati finalmente a ripercorrere nuovamente quel tratto all'altezza di Le Toiani, infilandosi nella galleria artificiale da 140 metri costruita ai piedi del costone, da cui il 5 ottobre del 2015 la famosa frana tagliò in due la Sicilia a causa dei 50.000 metri cubi di terra, rocce e arbusti che scivolarono sulla carreggiata in direzione Catania dalla collina di San Filippo. Apertura al traffico provvisorio in modalità di cantiere ha stabilito il Consorzio Autostrade Siciliane. Sulla carreggiata di Monte si torna a circolare in direzione Catania e contestualmente viene eliminato il doppio senso di circolazione nella carreggiata di Valle direzione Messina, mentre è stata prevista la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Dopo il 10 settembre ripartiranno i lavori nella carreggiata di Valle per realizzare il muro di contenimento a tergo della galleria e tutte le opere di rifinitura come l'impermeabilizzazione, il ricoprimento del tunnel, e sulla carreggiata di Monte verrà riattivato il doppio senso di circolazione. Però intanto, tra ritardi, sospensioni, varianti, questo è un primo traguardo raggiunto ed è una riapertura che riveste particolare importanza per il deflusso degli automobilisti, considerato il periodo da bollino nero per il traffico intenso dovuto dall'esodo estivo. A distanza di 10 giorni dall'incendio divampato nella discarica di Bellolampo, a Palermo i livelli di diossina nell'aria sono ancora in alcune zone 35 volte superiori alla norma, il dato nell'ultimo rapporto dell'ARPA Sicilia. Marco Gullà. E ancora allarme diossina a Palermo, infatti di 35 volte superiore, valori massimi consentiti, la presenza di diossina nell'aria in alcune zone del capoluogo dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella discarica di Bellolampo. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto dell'ARPA Sicilia che ha eseguito i nuovi esami di campionamento dell'ambiente. In via Inserra il primo dato registrato il 24 luglio era di 939 grammi per metro cubo, dopo i 300 scatta l'allarme. Oggi siamo stati proprio in via Inserra che, come vedete da queste immagini, è stata interessata dagli incendi della scorsa settimana. L'allarme diossina però non preoccupa più di tanto i residenti. L'emergenza c'è, questo non si può negare, però purtroppo la situazione è questa, non è che non possiamo farci niente, non è che dipende da noi, non è, sono forze naturali, quindi non è, sono calamità che succedono. Non siete preoccupati? No, ma poi casomai mi metto la mascherina, quando hai mascherina mi metto la mascherina. Una quotidianità, quindi non stravolta dall'allarme inquinamento. Il 30 luglio scorso, dopo i primi risultati delle analisi, il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone per 15 giorni di lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, non assumere carne, latticine e uova, evitare mangimi e foraggi in un'area di 4 km dove l'ARPA ha riscontrato la presenza di diossina prodotta dall'incendio nella discarica di Bellolampo. Una ragazzina di 12 anni in vacanza in Sicilia è stata salvata con un intervento d'urgenza nell'ospedale di Taormina. I medici della cardiochirurgia pediatrica le hanno sostituito la valvola aortica, una operazione delicatissima, ma paradossalmente il centro di eccellenza rischia la chiusura. Triolo.
Il futuro è sempre nebuloso, ma intanto ecco l'ennesimo intervento d'urgenza, l'ennesima storia da raccontare. Un'altra notte trascorsa in sala operatoria per l'equipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, guidata dal primario Sasha Gati, per salvare la vita ad una dodicenne in vacanza in zona. Ma sì, queste sono un po' le cose strane della vita, nel senso che è arrivata questa bimba che era qui in vacanza, che vivono loro a Monza, con una storia molto particolare. A volte dico, noi pensiamo che siano i medici, noi contribuiamo, ma sicuramente la storia è scritta da qualche parte, noi facciamo solo parte della storia, quindi ci piace oggi raccontare questa storia e ricordare questo episodio veramente drammatico che grazie a Dio si è trasformato in una bellissima storia di vita. Sono queste le storie che raccontano le esperienze del centro di eccellenza che da oltre 10 anni ha sede a Taormina in collaborazione con il Bambin Gesù di Roma. E se le visite delle ultime settimane di Fiorello e Flavio Enzina hanno portato alla ribalta nazionale la vicenda del centro destinato a chiudere il 31 gennaio 2024 dopo la proroga tecnica concessa dal Ministero, cresce il movimento che ne chiede la conferma, un movimento composto soprattutto dalle famiglie dei piccoli pazienti. Quando si fa una scelta del genere bisogna confrontarsi appunto con quello che è stata l'attività negli anni e attraverso appunto le cose che si sono fatte. Io personalmente credo che sia tutta una reazione spontanea, non ci sono state messe in campo nessuna levata di scudi, quindi ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini e ci stanno vicini in questo momento e cercheremo di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Il pressing sul Ministero della Salute è incessante. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha deciso di bypassare anche la Regione Sicilia, che ha avallato l'apertura di un altro centro simile a Palermo ed è andato a Roma portando con sé i dati dell'attività dal 2016 al 2022 per testimoniare con i numeri l'importanza del centro torminese. De Luca ha sottolineato come nel mese di luglio di quest'anno sono stati eseguiti 20 interventi cardiochirurgici neonatali complessi, mentre al Civico di Palermo, l'altro centro in Sicilia, sono stati eseguiti 4 interventi in pazienti adulti con cardiopatia semplice. De Luca è andato non solo per esporre i numeri, ma anche e soprattutto per le preoccupazioni e per consegnare al governo la speranza di tante famiglie che attendono una svolta. Un debito non saldato all'origine della sparatoria del 31 luglio a Catania. 2 gli arrestati sono considerati vicini ai Cursoti Milanesi e Santa Paola Ercolano, clan mafiosi da sempre in sanguinosa competizione. Giusy Lazzara. Volano parole grosse, la tensione sale dentro il bar della Sala Scommesse in via Santa Maria della Catena, nel quartiere dei Cappuccini a Catania, nel centro storico. La lite in pieno giorno il 31 luglio per un debito che doveva essere saldato al più presto. Lo vedete nelle immagini di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri di Piazza Dante, fuori dal bar, lo scontro culmina in una sparatoria. In uno dei filmati si distingue nettamente la pistola in mano a uno dei due uomini e le indagini dei carabinieri, basate sulla dichiarazione di testimoni e sui filmati, hanno fatto scattare, 3 giorni dopo la sparatoria, il fermo di Giovanni Gurreri, 22 anni, vicino ai Cursoti Milanesi, e Filippo Antonio Saitta, 26 anni, affiliato ai Santa Paola Ercolano, da sempre clan in lotta tra loro. Gurreri, accusato di tentato omicidio, era stato coinvolto come vittima il 3 gennaio in un'aggressione terminata in una sparatoria durante la quale fu colpito ad una gamba in viale Medaglie d'Oro. In particolare, nelle fasi più concitate della lite, Gurreri, nell'esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco contro Saitta, non avrebbe colpito la vittima, ma altre 2 persone risultate estranee alla lite. Mentre i 2 feriti venivano soccorsi dai passanti, i 2 uomini si erano allontanati verso il centro. Gurreri poi è stato rintracciato nell'abitazione di una parente e Saitta in casa di un amico a Mascalucia. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, la gestione dello stadio Massimino, la campagna abbonamenti, il centro sportivo e il mercato. Tutti i temi toccati dal vicepresidente del Catania Grella in occasione della presentazione di Lodi come nuovo dirigente. Marco Carli.
Altri tre o quattro giocatori, lo dice il vicepresidente Grella in occasione della presentazione di Lodi come dirigente. Sono ciò che serve per completare l'ossatura titolare del Catania dopo l'arrivo di Livieri per la porta e con le attese derivate anche dai responsi sui ricorsi che, come diciamo da tempo, cambiano il mercato. I profili sono conosciuti. Due difensori centrali, probabilmente un esterno offensivo a piede invertito come piace a Tabiani e poi l'attaccante di riferimento. Noi prenderemo un attaccante forte, ma non forte di nome, forte per le sue caratteristiche che sposano bene quello che cerca il nostro allenatore. Il presidente della Lega Pro, Marani, ha detto che il campionato comincerà nel weekend del 3 e del 4 settembre. Grella fa il punto sul lancio della campagna abbonamenti. La difficoltà è capire bene il disegno dei posti, che è una cosa insieme al comune che abbiamo fatto un po' avanti e indietro, perché non possiamo vendere un posto che non esiste. Sulla questione stadio, dice Grella, il Catania ha le intenzioni di trovare un accordo per la gestione del Massimino, scelte che comportano, precisa il dirigente, delle responsabilità da cui non si torna indietro. Stesso discorso vale per la realizzazione del centro sportivo. Il concetto è di avere un numero di campi sufficiente per allenare tante squadre. Questo comporta due cose, un investimento molto grande e trovare anche un sito dove puoi creare questo tipo di ambiente. Sono due cose che non puoi fare in un modo veloce. E ieri nel tardo pomeriggio, primo test match per i rossoazzurri di Tabiani a Zafferana. Avversario il Mister Bianco 2011, lo vedete, che parteciperà al prossimo torneo regionale di eccellenza. 7-0 il risultato finale per il Catania con doppietta di Sarao e Popovic e le reti di Rocca, Chiricò e Zammarini. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io adesso vi lascio alla rassegna stampa a cura di Marco Carli. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13:30. Arrivederci.